Una delle principali sollecitazioni che abbiamo ricevuto fino ad oggi riguarda la riapertura delle attività che forniscono il cibo da asporto, così come quella delle librerie, e quanto ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Non l'abbiamo consentito, non per ragioni di cattiveria, aggiunge De Luca, ma per evitare quanto più possibile assembramenti. Abbiamo deciso allo stesso tempo di dare, unica regione in Italia, ha aggiunto ancora il governatore, un contributo di 2.000 euro a queste e a tutte le altre attività che sono rimaste chiuse. Stiamo comunque ragionando in queste ore di anticipare l'apertura delle attività in questione, ovviamente con le massime tutele possibili. Non lo abbiamo consentito fino ad oggi. Per quale motivo? Non per una ragione di particolare cattiveria. In un comune dell'Avellinese, a Lauro, è accaduto questo, che un negozio di generi alimentari ha fatto la distribuzione domiciliare. Abbiamo verificato che tutta la famiglia che gestiva quell'attività era contagiata. Abbiamo dovuto mettere in quarantena tutto il paese. Ritorno a quella che è la configurazione della regione Campania e la diversa densità abitative. È responsabile capire che la regione è complicata. Abbiamo tutta la fascia interna della regione dove non abbiamo una grande densità abitativa, ma abbiamo poi interi territori che hanno una concentrazione di abitanti che è spaventosa. E quindi un'ordinanza deve tener conto della diversa configurazione dei territori. Quando abbiamo limitato il trasporto domiciliare, lo abbiamo fatto perché era complicato garantire che il trasporto avvenisse in condizioni di sicurezza, cioè con le mascherine, con i guanti da parte di quelli che portavano a domicilio per evitare la moltiplicazione del contagio.